Allora, navigando un po' qua nei siti dove io bazzico spesso per acquistare le cose per i miei bimbi, sapete che mi imbatto spesso nel sito Giochiamo Assieme. E stavo guardando un po' così le ultime novità che Barbara aveva introdotto e ho trovato dei libri che hanno attirato subito la mia curiosità. Ho acquistato questo, Il Bradipo Dormiglione. E voi vi chiederete perché ho acquistato questo libro. Io allora amo tantissimo leggere ai bambini, è una cosa che faccio da quando loro sono piccolissimi e la cosa che mi piace di più è che loro alla fine, tuttora, nonostante insomma il grande sappia leggere da solo, mi chiede ancora di leggergli i libri. E io spendo capitali in libri. Amazon, praticamente il corriere come mi conosce, mi consegna i libri anche se non sono a casa perché sa chi sono e mi chiama per strada se col cellulare mi ci sto arrivando. Quindi questo per farvi capire che considero la lettura ai bambini una fase molto importante, non solo per loro, ma anche per la costruzione del rapporto genitori-bambini. E perché mi ha attirato questo? Perché c'era scritto che era un libro speciale che mette sullo stesso piano chi legge, quindi il genitore e i bambini, perché non ci sono le parole. È un libro senza parole. E è un libro che mi ha incuriosito subito proprio perché spesso io in realtà già lo faccio con i bambini. Mentre leggo, siccome magari ammetto, sono di fretta, per cui devono andare a letto, magari sto leggendo la storia, devo fare prima, oppure perché anche non ho voglia, sono stanca e non ho voglia di mettermi a leggere, dico dai, leggiamo insieme, quindi guardiamo le figure e cerchiamo di raccontare la storia senza guardare. In questo caso ci sono delle immagini bellissime, però appunto non c'è la storia da leggere. Quindi mamma, papà e bambini, o bambino, o bambina, si possono inventare quello che vogliono per raccontare questa storia e la trovo un'idea veramente intelligente, veramente stimolante per la fantasia, quella di raccontare un libro potendo costruire un po' la storia che si vuole. E spero di avervi fatto vedere una cosa carina, secondo me è una bellissima idea regalo, molto originale, molto stimolante per i bambini di tutte le età. Perché addirittura una volta facendolo con mio figlio grande, lui poi dopo ha voluto scrivere la storia, perché voleva scrivere la sua storia, quindi ognuno può inventarsi la propria storia. I bambini piccoli poi la possono disegnare, i bambini grandi la possono scrivere e la volta dopo è come leggere un libro sempre nuovo. La trovate, ripeto, su Giochiamo Assieme. Ciao ciao!